Presidente, siamo giunti al fine, al diciamo, secondo round di quello che è stato il Consiglio straordinario sulla scuola richiesto dal Movimento 5 Stelle più o meno un mese fa, e che si doveva tenere inizialmente il 27 di luglio e che in realtà nell'essere stato posticipato per impegni di calendario sopraggiunti è stato meglio così, perché nel frattempo si è composto un quadro di ordinanze, di linee guida, sia di rango nazionale che di rango regionale, che hanno permesso oggi un dibattito probabilmente più compiuto, più maturo e più consapevole. E io vorrei partire da quello che erano gli impegni che erano stati assunti nel precedente Consiglio straordinario, proprio relativamente agli ordini del giorno che erano stati approvati. Io ne cito due, che erano quelli a mia prima firma, probabilmente poi la collega Blasi, che ne aveva presentati altri due, chiederà anche conto, essendo passato un mese, un mese insomma molto, forse come dire, poco come orizzonte temporale nella politica, ma sicuramente molto intenso per quanto riguarda le attività legate alla ripresa di tutte le attività della nostra vita quotidiana, che sia lavorativa, che sia scolastica, che sia familiare. Negli ordini del giorno che la Giunta mi aveva approvato, io chiedevo di provvedere con decreto ordinanza all'obbligo di tutte le scuole pubbliche o private di rilevare per il prossimo anno scolastico la temperatura d'entrata giornaliera degli studenti, alunni e del corpo docente e personale non docente e di eventuali visitatori e di erogare compatibilmente con le risorse del bilancio 2020-22 finanziamenti al fine di dotare tutte le scuole pubbliche e asili nido di postazioni di termoscanner per il rilevamento della temperatura giornaliera all'entrata dell'istituto scolastico. Su questo ho avuto un'interlocuzione con l'assessore D'Amato, penso ieri o l'altro ieri. Mi ha detto che ancora ci stavano lavorando per trovare le risorse, ma è anche vero che c'è, come dire, faceva anche molto affidamento sulla collaborazione delle famiglie per effettuare l'attività di rilevamento della temperatura o del personale stesso effettuare l'attività di rilevamento della temperatura prima di accedere a mezzi pubblici per arrivare nei locali scolastici piuttosto che prima di accompagnare i bambini. Diciamo che in un'attività di straordinarietà, di ingaggio da parte di tutte le componenti, che siano i lavoratori della scuola, ma che siano soprattutto le famiglie, che oltre che essere famiglie sono spesso e volentieri formate da lavoratori anch'essi, contare esclusivamente su questo tipo di impegno mi sembra molto ottimistico, ma forse poco realistico. E quindi chiedo, non so se i colleghi dell'assessore D'Amato hanno ulteriori aggiornamenti relativamente a questo punto, che era appunto stato assunto come impegno nel precedente Consiglio straordinario. So invece, proprio per averci parlato recentemente, che l'introduzione del medico scolastico in tutti gli istituti verrà portata avanti, di questo siamo molto contenti, sarà una misura sperimentale di cui Lazio sarà pioniere. E avendo interlocuzioni anche con il vice ministro Sileri, sappiamo che è una misura che è all'attenzione anche del governo nazionale proprio per essere portata in conferenza Stato-Regioni e partire da una circostanza straordinaria ed emergenziale, quale quella del Covid, della ripresa scolastica nell'epoca del Covid, per introdurre una figura che corrisponde a un baluardo, è un presidio di prevenzione. E per quanto riguarda la sanità, dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Un altro impegno che io avevo, su cui avevo ingaggiato la Giunta era, che in base alle risultanze degli appositi tavoli regionali operativi, così come indicate nelle linee del piano scuola del 26 giugno 2020, erogare ai comuni o direttamente agli istituti scolastici finanziamenti per contribuire alle spese necessarie per la sanificazione dei locali, dei beni mobili ivi contenuti o tutte
tutto ciò che è necessario per la tutela dell'igiene e della salute degli studenti, del corpo docente e del personale non docente, anche attraverso la previsione di contributi per l'agevolazione e la stipula di contratti di affidamento diretto con imprese che svolgano tale servizio. Relazionava l'assessore Di Berardino che quota parte di questi finanziamenti vengono anche dal nazionale e quindi ovviamente anche la Regione Lazio sono toccati per quota parte. Volevamo capire se avevate come giunta il polso della situazione, se sono necessari, se sono sufficienti per andare a coprire questo tipo di attività che io ricordo tra l'altro essere previste in maniera continuativa tutto l'anno e anche più volte al giorno, proprio da linee guida a proposito di tempestività della convocazione del Consiglio straordinario per oggi, proprio delle linee guida che oggi sono uscite dal Ministero dell'Istruzione per garantire l'avvio dell'anno scolastico. Altro impegno era erogare in base alle segnalazioni dei comuni e compatibilmente con le risorse del bilancio 2022 le risultanze dell'attività di monitoraggio dei tavoli regionali operativi, incentivi e agevolazioni finanziarie agli istituti scolastici per stipulare contratti di servizio catering per garantire l'erogazione di pasti con cestini preriscaldati o termosigillati. Anche qui oggi sono uscite le linee guida, sono mesi che si parla e diciamo escono più o meno indiscrezioni o comunque più o meno affidabili su quelle che sarebbero state le linee guida per il riavvio dell'anno scolastico. Si sapeva che, vista anche la ridotta capienza degli uffici, dei servizi mensa e delle aule mensa dei nostri istituti. Consiglieri, per favore. Consigliera Colosimo. Grazie. No, no, ragione, no, io capisco tutto, ma l'unica cosa è che sentiamo fino a qui, quindi anche per voi, insomma. Prego, consigliera. Dicevo anche per il tema del turnazione rispetto ai locali mensa, la possibilità comunque ai bambini che frequentano, ai ragazzi che frequentano il tempo prolungato, di poter usufruire dei servizi mensa in condizioni di sicurezza e senza pensare che con la turnazione dei locali mensa i primi inizino a mangiare alle 10:30 di mattina e gli ultimi finiscano magari alle 5 di pomeriggio, insomma. E poi nel caso, l'ultimo impegno era nel caso l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni di emergenza e la sospensione della didattica in presenza, a promuovere la didattica digitale a distanza riservando quote di finanziamento per gli istituti scolastici il cui fabbisogno e le cui necessità saranno individuate dai tavoli operativi regionali attraverso l'acquisto di tablet per le famiglie disagiate. Qui operazioni sono state fatte nel momento della massima urgenza, sia con fondi nazionali che con fondi regionali, però è anche vero che non c'è stata una copertura totale, sia in termini di dispositivi, sia in termini di accesso alla linea per connettere i dispositivi, sia in termini di alfabetizzazione anche di base di quelli che sono poi gli adulti che accompagnano i bambini nelle fasi dell'apprendimento attraverso la didattica a distanza. L'altro ordine del giorno che impegnava di più l'assessore Alessandri, perché è legato anche alla situazione degli istituti scolastici, anche precedente, situazione precedente rispetto alla situazione Covid, era tutto quanto riguarda il monitoraggio dello stato degli edifici scolastici per quanto riguarda la loro messa in sicurezza con i certificati di agibilità, collaudo antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'occasione di questo censimento straordinario che è stato effettuato di ricognizione per le attività del Covid, sono stati anche richiesti, già che venivano somministrati i questionari, anche queste informazioni in modo da poter avere finalmente, direi io, nel 2020, all'alba del anzi a metà del 2020, una fotografia effettiva dello stato di salute degli edifici del nostro sistema scolastico regionale. Io, oltre questi impegni, mi sono persa i miei appunti, perfetto, eccoli. Devo dire che nell'informativa che ci ha effettuato prima, che ha svolto l'assessore Alessandri, un focus importante è stato legato ai trasporti extraurbani. Ma io vorrei ricordare che i trasporti extraurbani sono legati soprattutto all'attività scolastica relativa a ragazzi di una certa fascia d'età, normalmente dalle superiori in poi. Quindi mi aspettavo in questo consiglio che ci fosse anche un focus su quelle che sono invece le attività di sostegno da parte della Regione alle famiglie che hanno figli in età scolare, ma che hanno bisogno di un
una maggiore assistenza da parte degli adulti nelle attività, che siano l'attività di accompagnamento a scuola piuttosto che l'attività di supporto appunto nella didattica a distanza, nel caso, speriamo mai, si dovesse ritornare ad effettuarla o ad effettuarla con una certa assiduità. Io ho letto mentre stavamo in aula le linee guida appunto del Ministero dell'Istruzione per garantire l'avvio dell'anno scolastico. Sono linee guida molto molto focalizzate sul personale scolastico, sulla legittima, assoluta e necessaria tutela degli operatori della scuola, sia personale docente che non docente, di sostegno e così via, o tecnico, e anche molto focalizzate su quelle che sono tutte le operazioni e le procedure di profilassi che vengono messe in campo per cercare ovviamente che le scuole non diventino un luogo dove il contagio vada avanti. Io mi ricordo in questi mesi ormai tutte le polemiche ogni volta che usciva una di quelle che poteva essere un'idea di grazie colleghi, un'idea per riammettere i bambini a scuola in condizioni di sicurezza. Quando è uscita l'idea dei banchi divisi col plexiglass, sono iniziate tutte le polemiche, il plexiglass, no ma che facciamo, mettiamo questi poveri bambini in gabbia. Quando c'è stato il tema di allora il plexiglass, però vediamo se eventualmente dotarli di visiere in modo che ogni bambino abbia mascherina e visiera, no, questi poveri bambini che non vengono messi in condizioni di respirare, di vivere una vita di socializzazione all'interno della scuola in condizioni normali senza vedersi costretti, e quindi anche quello non andava bene. Poi c'è stata la famosa distanza tra le rime buccali che ha, come dire, scatenato l'ilarità di tutti, insomma, a parte lo stupore di trovare una forma così aulica per dire veramente la distanza tra bocca e bocca, però insomma anche lì non andava bene. E si è parlato di ingressi scaglionati, gli ingressi scaglionati non andavano bene neanche quelli, perché ovviamente creavano dei problemi alle famiglie nella gestione dell'andamento familiare per quanto riguarda la conciliazione dei tempi scuola e lavoro. Poi si è parlato delle divisioni in classi, neanche quello andava bene, dividere le classi pollaio, che vi ricordo non le ha volute certo questo governo, anzi questo governo è andato in deroga rispetto al DPR 21 del 2009, e neanche quello andava bene. Facendo una citazione molto meno aulica di quella che fanno tanti miei colleghi, mi veniva in mente quel film e diceva c'ho caldo, c'ho freddo, c'ho tiepido, cioè qualunque cosa non andava bene. Adesso però siamo arrivati al punto in cui queste scuole devono riaprire, i bambini hanno diritto, i ragazzi hanno diritto a riprendere un'attività normale, le famiglie hanno diritto di vedere i loro figli accompagnati nella nuova normalità e nello stesso tempo di poter conciliare quelli che sono i tempi di vita e lavoro. Quello che manca in queste linee guida, ma vista la situazione insomma da cui nasceva mi avrebbe stupito francamente il contrario, è tutta la parte legata alla prossimità delle famiglie, e questo lo può fare un ente come la Regione, un ente che è praticamente più vicino alla quotidianità, alla specificità delle condizioni delle famiglie che vivono il suo territorio. E per questo noi abbiamo presentato degli ordini del giorno che vanno a supportare, immedesimarsi in quelle che possono essere le difficoltà di conciliazione, di gestione con questi nuovi orari piuttosto che queste nuove modalità di approccio alla scuola, aiutare le famiglie per accompagnare i loro ragazzi in una nuova quotidianità. Abbiamo presentato anche un altro ordine del giorno che si focalizza su l'organico ATA e sui dirigenti scolastici dei servizi generali amministrativi, che sono di competenza dell'ufficio scolastico regionale. Negli incontri che il ministro dell'istruzione Azzolina da luglio ha tenuto in videoconferenza con i capi del Dipartimento degli Uffici del Personale e con le maggiori organizzazioni sindacali, oltre alla deroga che dicevo prima del DPR 81 del 2009, che imponeva quindi i parametri del numero di studenti per ogni classe fino ad arrivare anche a volte a 30 studenti, quindi altro che classi pollaio, siamo andati oltre con la fantasia, quindi oltre il tema della prevenzione e della sicurezza sanitaria legata a questa speciale contingenza, c'è anche il tema dell'efficacia dell'apprendimento in classi che sono di 30 ragazzi.
o bambini. Comunque questo è un altro tema di rilevanza nazionale. Però in tale occasione la ministra ha ricordato l'importanza dei tavoli regionali per la riapertura dell'anno scolastico, soprattutto dei tavoli di lavoro che coinvolgeranno i sindacati su temi importanti come la sicurezza e gli organici. E i sindacati hanno sottolineato dal canto loro che erano e sono necessarie ulteriori risorse per gli organici. È necessaria sia una regia nazionale che individui i criteri di distribuzione delle risorse e degli organici in modo da garantire condizioni omogenee per la ripartenza di tutti, lavoratori e studenti, ma soprattutto acceso un focus sul personale ATA che va, e docenti, ma docenti riguarda il nazionale, che va potenziato in maniera considerevole. Le misure previste nel decreto legge rilancio relative alle istituzioni di un organico di emergenza non sono, a nostro avviso, sufficienti. Se da una parte possiamo dire che sia giusto che vi sia assunzione di supplenti temporanei visto lo stato di emergenza, dall'altro bisogna però evitare che i loro contratti siano interrotti in qualunque momento. È necessaria quindi una stabilizzazione dei supplenti e una loro ammissione al ruolo dei docenti in maniera definitiva e incrementare quindi il personale scolastico. Si stima infatti, su base nazionale, a settembre ci saranno oltre 212.000 posti fra docenti, educatori e ATA da coprire, e fra questi ci sono circa 3.500 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi. E gli attuali canali di immissione ruolo non sono sufficienti e l'aggiornamento delle graduatorie rischia di essere in ritardo. Quindi io chiedo all'assessore Di Berardino di chiederci, di insomma, illustrarci se si sta lavorando già in tal senso. L'ultimo ordine del giorno che presentiamo è di supporto poi, come dicevamo prima, alle famiglie per quanto riguarda la parte della didattica a distanza. Sperando, l'assessore Alessandri prima diceva che un mese critico sarà settembre sarà un mese critico per la riapertura, ma consideri che molte scuole andranno a regime ridotto e quindi il vero mese critico sarà ottobre, quando gli istituti si spera riapriranno in orari normali. E inizierà anche a essere il momento in cui tornerà l'influenza stagionale. Lì veramente bisognerà aver dato il massimo in questi mesi che ci aspettano per riuscire ad arrivare pronti, preparati e soprattutto utili alle nostre famiglie, ai nostri concittadini, ai nostri bambini, ai nostri ragazzi che abitano in questa regione. Grazie.